Allora, veniamo a noi. Quanto guadagna un macchinista? È la domanda delle domande, quella che mi sento ripetere più spesso. Quanto guadagna un macchinista? La risposta varia in base alla persona a cui fai la domanda. Se la fai ad un ferroviere, probabilmente ti dirà che guadagna troppo poco. Se invece la fai a chi non fa questo mestiere, probabilmente ti dirà che guadagna tanto. Ma perché? Prima di andare avanti, se ancora non mi conosci, permettimi di presentarmi. Sono Jacopo Ferraccioli e sono un istruttore ed un macchinista. Ed ho deciso di aprire questo canale YouTube per aiutare appassionati, studenti, ma anche ferrovieri, a guardare la ferrovia da un altro punto di vista, un po' più interno, ecco, parlandovi dal punto di vista di chi la ferrovia la vive tutti i giorni. Bene, partiamo dall'inizio. Il macchinista è un lavoro che non fa per tutti. State lì a sentire l'amico, il vostro vicino, il cugino che dice: ah sì, beh, noi macchinisti prendiamo un vagone di soldi e ci godiamo la vita come Neymar, perché non è vero. Un tubo. Molti miei amici non macchinisti guadagnano come me ed anzi molte volte guadagnano anche più di me, molto di più di me. Quindi se hai aperto questo video perché hai intenzione di diventare macchinista solo perché il macchinista guadagna tanto, spingi stop e chiudi questa pagina. Il macchinista non è un mestiere che fa per te. Se invece vuoi un'analisi oggettiva di come si compone lo stipendio di un macchinista e di quali sono le variabili che alla fine fanno lo stipendio, sei nel posto giusto. In questo video ti fornirò una panoramica il più oggettiva possibile sulla parte del nostro mestiere che spesso viene osannata. Se vuoi sapere di più su chi è il macchinista e su come si fa a diventare macchinista, metto qui una playlist di altri miei video che possono fare al caso tuo. Bene, prima di addentrarci nel cuore del video, dobbiamo partire però da un concetto base, cioè spostare il focus dalla domanda quanto guadagna un macchinista alla domanda da cosa è composto lo stipendio di un macchinista. Lo stipendio di un macchinista è composto da più voci, più variabili. Non è come lo stipendio di un impiegato o di un meccanico o di un insegnante che, tolta qualche ora di straordinario, rimane più o meno costante. No, lo stipendio del macchinista può variare in base a che cosa? Un macchinista lavora di giorno, ma alcuni di noi lavorano anche di notte, quindi fa i turni, che sono diversi dal classico mattina, pomeriggio, notte, smonto, riposo. Un macchinista può fare anche turni diversi, rimanendo ovviamente all'interno della normativa del lavoro. E sì, non voglio spoilerarti niente, ma il macchinista lavora anche a Natale, quindi lavora anche nei festivi, nei prefestivi. Spesso a fine mese si trova ad aver fatto anche qualche ora di straordinario. E cosa peggiore, si trova spesso fuori casa. Quindi in trasferta. Si parte da una base, lo stipendio al netto di tutte le competenze, quindi il minimo contrattuale che è previsto dai vari contratti, in relazione al livello e anche agli scatti di anzianità. Quanto guadagna? Come ho detto, dipende. Dipende da quante trasferte, quanti notturni, quanti straordinari, quanti festivi un macchinista ha lavorato ed anche, in alcune aziende, dai chilometri che ha percorso o dal tipo di servizio che ha svolto. L'indennità di condotta. Di sicuro c'è una cosa, ogni centesimo guadagnato è sudato, perché in questo mestiere, come in ogni mestiere al mondo, nessuno ti regala nulla e quindi, beh sì, un buon guadagno è sempre anticipato da un impegno lavorativo elevato, ma soprattutto da una grande professionalità acquisita. Per diventare macchinista bisogna studiare, essere inclini al sacrificio, a passare notti insonni, giorni interi o, in alcuni casi, anche settimane lontano da casa. Dico sempre durante i corsi: mangiamo quando non abbiamo fame e dormiamo quando non abbiamo sonno, perché un macchinista necessita quindi di una ferrea disciplina che nel caso dei ragazzi più giovani ti fa crescere prima e ti fa rinunciare a molte cose proprie di quell'età. Con uno stipendio medio ci si può tranquillamente pagare l'affitto, andare a cena fuori ogni tanto, togliersi qualche sfizio e, perché no, mettere anche qualcosa da parte. Ma vi ripeto, ogni centesimo che un macchinista si trova in busta paga è rapportato alla sua professionalità e al suo impegno mensile. Le cifre, non è un segreto, un macchinista in media guadagna sui 2.000 euro al mese, cifra che può crescere o diminuire appunto in base alle variabili che abbiamo elencato prima. Ma
vale davvero la pena abbracciare questo mestiere solo per i soldi? Abbiamo già detto che il treno non è il volante, non potete sbagliare strada e non potete bucare le ruote perché sono di ferro, di acciaio, ma dovete essere pronti ad intervenire al palesarsi di ogni anormalità. Il macchinista è quindi una figura professionale che non solo guida un treno, ma deve anche controllare le condizioni di efficienza delle unità di trazione, delle locomotive. Intervenire nel caso che durante la marcia si verifichino guasti o inconvenienti di vario tipo e soprattutto se questi possono arrecare danno alla sicurezza o alla regolarità della circolazione ferroviaria. E per raggiungere questi livelli serve studio e pratica per molti anni. In un video che ho fatto l'anno scorso definisco il mestiere del macchinista come un turbinio di scienze, di opportunità, di persone eterogenee, di segreti a cui solo pochi possono avere accesso. Un mestiere che ti fa viaggiare, dove raggiungi un livello di professionalità estremamente elevato. Se vuoi diventare macchinista, non farlo per i 2000 euro al mese. Ricorda che se entrerai a far parte di questa famiglia, sarai entrato a far parte di quell'elite di poche migliaia di persone che in sordina servono l'Italia in lungo ed in largo. Persone, donne, uomini, ragazze e ragazzi che la ferrovia l'hanno scelta non solo come mestiere, ma anche come stile di vita, come missione. Perché la ferrovia è anche questo. È una passione che in un modo o nell'altro ci entra dentro e ci modifica. Se sparisse la tecnologia dai treni, si ricomincerebbe ad andare più piano, a diminuire il traffico, si allungherebbero le distanze. Se sparisse la linea elettrica, il gasolio, i treni potrebbero tornare a sfruttare il vapore, ma la ferrovia sopravvivrebbe. Ma senza le persone, senza la loro dedizione al mestiere, senza la loro passione, la loro missione, il loro amore per questo mestiere, della ferrovia rimarrebbe solamente un ricordo da raccontare a chi non ha avuto la fortuna di viverla. E tu, che cosa aspetti? Vuoi rimanere a guardare o vuoi salire a bordo?